Bentornati qua su Fablinker Music per una nuova reaction. Sono contento oggi di tornare qua perché è uscita la nuova canzone degli Asking Alexandria, una band che amo tanto, amo particolarmente, che ho visto anche dal vivo, ok? E che mi ha accompagnato durante tutti questi anni. Ultimamente mi stanno piacendo un po' di meno perché hanno preso strade un po' diverse, hanno cambiato un po' genere, non è più come una volta, però mi piacciono comunque le loro canzoni e le ascolto molto volentieri. Allora, è uscita questa canzone che si chiama Psycho e c'è anche l'official video, tra l'altro. Sono curioso, sono veramente, veramente tanto curioso. Andiamo ad ascoltarla insieme. Something's awakened deep inside. It's like I'm frozen still in time. And in my head it's like I'm in a cage. I hide behind the devil's eyes. I lost my faith a thousand times. And in my head it's like I'm in a cage. Mind. I'm about to break down, nothing can help now. Why do I keep falling, falling to the ground? Something's awakened deep inside. It's like I'm frozen still in time. And in my head it's like I'm in a cage.
Posso dire di essere ufficialmente entrato in hype per il nuovo album, perché sì, Dark Void non era male, anzi mi era piaciuta parecchio, però questa ragazzi, questa Psycho, secondo me è meravigliosa. È una canzone perfetta, a mio parere. Mi è veramente piaciuta tantissimo, non c'è niente che ho trovato di sbagliato, è qualcosa di avvolgente, bella. Veramente bella, ma la cosa che pensavo mentre l'ascoltavo, a parte il coso di Danny, che vabbè, fantastico, ok, che vederlo lì con i pixel è stato divertentissimo, ma a parte quello pensavo, ma porca miseria, sembrano i vecchi Asking Alessandria mixati con i nuovi Asking Alessandria, perché sembra un qualcosa di un misto, perché comunque la batteria è molto pesante in alcune parti, si sente molto la batteria, è molto marcata, come anche il basso, la chitarra, tutto molto marcato. Danny che urla molto spesso, non come i primi album chiaramente, perché lì erano altri tempi, soprattutto aveva ancora le corde vocali messe bene, ma e non operate, quindi altri discorsi. Però di base devo dire che è una canzone pesante, ma che ha dei momenti leggeri. È tutto ben bilanciato, è un bel mix, veramente ben fatto. Quindi sono ufficialmente in hype, perché se l'album si continua con questa qualità, vi devo dire che potrebbe essere uno dei loro migliori album. Allora, l'ultimo che è uscito non mi era dispiaciuto, anzi, l'ho trovato molto meglio del penultimo. Di quello di allora è uscito l'ultimo, ok. Poi è uscito prima quello che aveva anche Antisocialist dentro, che non era male. E prima l'anonimo, ecco l'ultimo l'ho trovato i migliori tra i tre. E questo potrebbe addirittura scalzarlo, perché allora i primi album difficilmente verranno scalzati, perché sono veramente meravigliosi, quindi difficile, molto difficile. Però questo album si sta delineando veramente interessante. Ma ne parleremo dell'album, perché poi ascolteremo tutte le canzoni insieme e pian piano, come ho fatto con gli Avenged Sevenfold, con l'ultimo album. E niente. Tra l'altro, io ho tutti gli album loro in fisico e mi sono preso anche l'ultimo album degli Avenged in fisico. E niente, ragazzi. Sono veramente rimasto stupito in modo positivo, in modo positivo. Ragazzi, vi ringrazio. Se avete dei consigli, mi raccomando, qua sotto nei commenti e ci becchiamo al prossimo video reaction. Ciao!